Ciao a tutti, oggi parliamo di yogurt, un alimento con un sacco di proprietà benefiche e quindi molto interessante da inserire in un'alimentazione corretta. Lo yogurt ha poche calorie, ha un elevato potere saziante, contiene molto calcio. Rispetto al latte, i suoi componenti sono più digeribili perché è sottoposto a fermentazione da parte di batteri che in un certo senso predigeriscono alcuni dei nutrienti in esso presenti. Per esempio, alcuni intolleranti lievi al lattosio riescono a tollerare lo yogurt anche se questo contiene circa il 3% di lattosio. Gli yogurt moderni possono essere addizionati con probiotici e prebiotici che sono molto benefici per l'intestino. Tuttavia, bisogna stare attenti perché lo yogurt nasconde delle insidie. Tutte le proprietà benefiche di cui ho parlato fanno riferimento allo yogurt intero bianco, che è quel prodotto che ha circa 65 calorie, che non contiene zuccheri aggiunti, quindi contiene solo il lattosio presente naturalmente nel latte, e contiene circa il 4% di proteine e grassi. Questo è lo yogurt che fa bene. Tutti gli altri yogurt che troviamo in commercio non sono particolarmente interessanti. Tutti gli altri prodotti sono a base di frutta e sono tutti con zucchero aggiunto. Non sono yogurt, sono dolci, quindi non vanno valutati come yogurt, vanno valutati come dolci. Se io con uno yogurt intero bianco posso tranquillamente pranzare, posso tranquillamente assumerne mezzo chilo, perché lo yogurt è una cosa che non ho detto, è un alimento completo, è uno dei pochi alimenti, forse l'unico, che contiene una percentuale di carboidrati, proteine e grassi abbastanza equilibrata. Quindi anche assumendo 500 grammi di yogurt, io vado ad assumere circa 300-350 calorie e mi sazio come se avessi mangiato un pasto completo. Quindi è un alimento molto positivo in questo senso. Se io invece assumo uno yogurt che ha 90 calorie per 100 grammi ed è molto ricco di zucchero, come gli yogurt alla frutta in commercio, vado ad assumere troppe calorie, troppi zuccheri, vado ad assumere qualcosa che mi sazia molto meno, vado a saziarmi di dolci e saziarmi di dolci non va bene. Quindi lo yogurt alla frutta, se lo consumate abitualmente, consideratelo come se fosse un dolce, quindi da assumere poco spesso e in quantità controllata. In commercio esistono anche yogurt dolcificati con dolcificante, in questo caso non ci sono comunque zuccheri aggiunti, ma a livello gustativo quello rimane un dolce. Quindi diciamo che non ci aiuta ad avere un gusto del dolce compatibile con un'alimentazione sana. Questi prodotti possono essere utilizzati in via transitoria, ma un soggetto che segue una buona alimentazione, un'alimentazione equilibrata, non dovrebbe aver bisogno di prodotti dolcificati con dolcificante, se si esclude saltuariamente il consumo, per esempio, di bevande gassate dolcificate con dolcificante, consumo che può essere compatibile con una sana alimentazione, purché saltuario. Ecco, per lo yogurt possiamo fare lo stesso discorso, ma sarebbe bene non averne bisogno. Concludendo, lo yogurt bianco intero è un prodotto molto interessante per un'alimentazione sana, molto interessante se si vogliono ridurre le calorie giornaliere. Se vi piace o se ve lo fate piacere, inseritelo nella vostra alimentazione. Attenzione agli altri tipi di yogurt. Quelli non sono yogurt, sono dolci. Volete mangiarli? Non c'è problema, ma considerateli come se fossero dolci. Il problema dello yogurt è che uno pensa ad assumere un prodotto ipocalorico, un prodotto sano, e in realtà sta mangiando un dolce. Di conseguenza poi non pensa che deve limitare gli altri dolci. In realtà è proprio così che va considerato questo alimento.